più delle volte al soccorso sanitario, come succede in altri stati. Quindi soccorso tecnico urgente e soccorso sanitario devono partire nello stesso momento, ovviamente riguardando un certo aspetto di interventi, per riuscire a risolvere nel minor tempo possibile la problematica del cittadino. Attualmente, e questo lo sottolineo, attualmente capita molto spesso che il soccorso sanitario arrivi in un primo momento. Posso ipotizzare un esempio come un incidente stradale: il numero unico prende la chiamata, la smista al 118, mandano immediatamente i soccorsi, gli operatori del 118. Il problema è che quando arrivano in posto e vedono che c'è un incastrato lì, c'è da attivare i vigili del fuoco, cosa che non sarebbe accaduta se avessimo, appunto, come hanno detto benissimo i colleghi in precedenza, una sala operativa interforze e interconnessa tra di loro. Cioè, secondo noi questa è la soluzione migliore, come hanno attuato alcuni stati, come diceva il collega Agostinis, alcune parti del Belgio, in Olanda e anche a Madrid. Volevo sottolineare un aspetto, perché forse, come diceva, anche a livello l'informazione non viaggia nel modo giusto. Il 112 in Piemonte è entrato in vigore dal 2017, è stato scaglionato, quindi io abito a Novara, quindi a Novara è partita il 13 giugno 2017, ma a Torino è già a marzo, è stato sperimentato a marzo e in altre province precedentemente. Quello che voglio dire è che, prendendo l'esempio della Lombardia, creare una sala operativa laica ha dei costi. Come ha segnalato l'osservatorio, praticamente un costo annuale di una sala operativa laica è di circa 10 milioni. Cioè, quindi il cittadino deve sapere che la struttura attuale ha un costo superiore in confronto di una struttura interforze o soltanto di enti statali, sarebbe low cost. Volevo dire appunto che la regione Piemonte ha due sale operative, cioè il NUE nella regione Piemonte ha due sale operative, una dislocata a Saluzzo e gestisce le province, quindi gestisce Biella, Novara, Vercelli, Verbania e Alessandria e Cuneo. Invece c'è la sala operativa di Brugliasco, della CUR numero 1, che gestisce le province di Torino e Aosta. Questa qui anche per capire che rispondono al 112, cioè gli operatori del 112 rispondono a circa 4 milioni e mezzo di cittadini piemontesi. Quindi bisogna creare un sistema efficace che riduca i tempi in primis, metta nelle condizioni più giuste che gli enti che collaborano affinché il soccorso venga effettuato in modo giusto, collaborano nel verso giusto, cioè ne collaborano nel modo giusto, quindi ci devono essere dei disciplinari che siano uguali tra i tre enti in modo da essere attivati e ottenere e ottimizzare i risultati. In ultimo, volevo sottolineare l'aspetto di questo ingresso, appunto, del NUE, non ha alcune volte ha allungato anche rispetto delle chiamate tra enti. Qual è la problematica? Veniva il cittadino, chiamava il 115, ad esempio, chiamava i vigili del fuoco, chiamava il 118, per un'esigenza sanitaria o soccorso tecnico urgente. Se veniva coadiuvato il servizio dell'altro ente, quindi serviva per fare un'apertura porta con un soccorso a persona, serviva sia il 118 che il 115, venivano effettuate delle chiamate tra enti e il soccorso in breve tempo veniva espletato. Attualmente, come diceva il collega della CISL Mazzitelli, purtroppo la pattuglia di polizia che è in posto deve passare, molto spesso attualmente vi dico, deve passare dal numero unico per attivare gli altri enti, cioè questo implica un'ulteriore perdita di tempo che merita di essere sottolineato. Per chiudere, volevo riferirmi alla regione Piemonte
e dire che comunque noi siamo disponibili a modifiche. Cioè, noi dobbiamo avere il coraggio, quello che dico la legge di avere il coraggio di osare, provare un sistema diverso da quello che abbiamo provato a Roma o in Lombardia, e provare un sistema copiando anche le nazioni estere, cioè quindi prendere le responsabilità e provare un qualcosa di diverso, perché le idee ci sono, le professionalità ce le abbiamo, quindi adesso bisogna avere il coraggio di osare. Grazie.